qua termina una partita bellissima, scoppiettante, tra Sampdoria e Lecce. Finisce 3-2 in favore del Lecce. Partire subito dalla Sampdoria. Riccardo, purtroppo non arriva il risultato che speravate. Diciamo che gradualmente durante il corso del torneo siete stati un po' troppo altalenanti, questo non vi ha permesso di fare il salto di qualità, però io la squadra la vedo sempre ben messa in campo, sempre aggressiva, sempre compatta. Sono quelle piccole cose sulla concentrazione o piuttosto sul tuo porta che poi vi rovinano. Sì, manchiamo, arriviamo e poi sbagliamo sotto porta, sbagliamo gol già praticamente fatto. È stato un problema fin dall'inizio del torneo, questo è l'attacco principalmente, anche in difesa a volte siamo molto altalenanti, come hai detto tu. Manca continuità, manca la prestazione, poi c'è troppa confusione, come già ti disse, c'è troppo, parliamo troppo, non va bene. Abbiamo dalla nostra che è la prima volta che partecipiamo a questo torneo, quindi sicuramente ora penso andremo in Coppa Italia, lotteremo sì. Per la Coppa Italia. Ed era proprio quello che volevo dirti, in quel tipo di competizione secondo me questa squadra può davvero fare molto molto bene, se non la differenza, sì, secondo me è partita da favorito. Io voglio che comunque i ragazzi ci mettano il massimo dell'impegno, perché siamo qui a divertirci, ma voglio che giochiamo con intensità sempre, infatti si è sentito. Stavo smontando una panchina prima perché mi dà fastidio, ci rimango male quando vedo certi atteggiamenti in alcuni di loro. Vabbè, comunque, diciamo tutto sommato, forse un po' male dal punto di vista del punteggio, però credo che in linea di massima sia stata, sì, almeno ad ora il bilancio sia abbastanza positivo. Sì, sì, non possiamo lamentarci di tutto, niente ancora perso e bisogna giocarsela meglio, fino alla sì, fine. Daremo il meglio per la Coppa Italia. Grazie mille, complimenti, in bocca al lupo. Grande capitano. Passiamo invece a Lecce, Massimo, stasera senza portiere, contro una squadra che comunque è sempre difficile da affrontare e che ci mettono tanta intensità, come d'altronde diceva anche il loro capitano. Siete riusciti a vincere, non arriva purtroppo la Champions per via insomma dei risultati delle altre partite, però comunque arriva l'Europa League, arriva secondo me una Master League dove potete veramente dire la vostra. Peccato, perché se tanto mi dà tanto andiamo in Europa League con lo stesso punteggio della seconda. Esatto, sì. È veramente un peccato, perché credo che abbiamo le qualità per giocare la Champions League. Vabbè, però poi i dettagli fanno la differenza. Chiaro. E niente, proviamo a fare il double. Però io fossi in voi, al di là comunque dell'Europa League, che se non sbaglio avete vinto l'anno scorso, sì, io punterei più di tutto a vedere quella Master League, perché la squadra secondo me c'è. Anche stasera, senza il portiere, avete dimostrato di andare con grinta su tutti i palloni. Forse qualche gol di troppo mangiato, perché sta partita poteva finire tranquillamente con un punteggio più largo. Oggi abbiamo avuto quasi paura di vincerlo a un certo punto. Esatto. Siamo stati poco freddi. Il nostro obiettivo è alzare trofei. Sicuramente la Master League ci piace di più, perché abbiamo già vinto l'Europa League, quindi ci proveremo a dare il massimo. Sì. Grazie mille, Massimo. Ciao, ragazzi, buona